Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Lamber e oggi siamo tornati qui su WeHappyFew. In questo video finalmente arriveremo al parade e inoltre dovremo cercare un frammistatico. Comunque non mi dilungo e spero che il video vi piaccia. Bene ragazzi, nello scorso episodio avevamo fatto quella chiacchierata con Sally che sinceramente non mi è piaciuta troppo. Però ecco qui il ponte per andare al Parade District. Ci sono arrivato off camera e direi che è arrivato il momento di attraversarlo. Ovviamente adesso spegniamo anche la sicurezza per la gioia e in teoria posso passare, vero? In teoria con il salvacondotto dovrei poter passare. Certo. Ok. Ah, ma lo tiene lui. What do you mean, Constable? A word to the efficient is sufficient, sir. If you catch my drift. I would not count on this bridge remaining operational in the near future. Nudge, nudge, smirk, smirk. Ah, probabilmente vogliono separare le persone del parade dalle altre isole, come hanno fatto già con la maggior parte delle isole, fingendo che i ponti fossero rotti. Vai alla torre radio. The parade, just like I pictured it. Strange to be back here. How long ago was it I used to just trundle off to work every day, right around Ah, ok, here? quindi non Just need to get into lavoravamo. the broadcast tower so I can get into Appleholm Ah, la station zona dove and lavoravamo change into precisamente era Britannia qui. Bridge. Ma oddio, che è vero che c'è ancora il coprifuoco. Comunque non è che lavoravamo per di là dalla tizia che è dello scorso episodio, ma qui probabilmente andavamo là perché là c'era, cioè c'era lei, però non è che lavorassimo proprio per di là. Allora, facciamo una roba. Aspettiamo un pochettino. Non posso. Vabbè, come potete già vedere, mi sono inimicato tutta la zona e quindi si corre fino alla torre. Questo qui però sarà un bel problema. Per favore, fate arrivare il prima possibile le 6. Ah! No, 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 no. Tra l'altro c'è pure una centrale di polizia proprio all'entrata. Ok, questa zona sarà la più difficile di tutto il gioco, mi sa. Perché, guarda, guarda quante sono. Sono ovunque e sono tantissime. Comunque ha un aspetto più realistico il parade rispetto alle altre zone della mappa. Vai alla torre radio. Ok. Iniziamo ad andare. Probabilmente farò un mega taglio finché non ci arrivo. Ma è chiuso. Oh shit, non mi dire che la pestilenza la prendono molto più sul serio qui. C'è una pestilenza. Oh shit, quindi dovremmo tornare, mi sa, di mattina. Quindi devo trovare un modo per evitare loro e aspettare fino a mattina. Raga, mi sono dimenticato di riattivare la registrazione. Vi faccio un mini riassunto. Siccome non sapevo come passare la notte, ho deciso di andare a cercare il portello. E sono entrato in questa struttura che credevo, che avevamo visto prima in realtà, che credevo che fosse la stazione della polizia. In realtà sono appena entrato, per fortuna l'ho andato subito e iniziamo a guardare il dialogo. Praticamente sto qui ha detto che non gli piace quando qualcuno gli dà buca. Ma cos'? Io guarda, io sono perfetto come modello, vero? Un attimo. Sta parlando con me? Stava parlando con me, però era rimasto girato. Ok. Ok, quindi posso fare io il modello. Andiamo da questo Nigel. Ok. Oddio. Per sto portello mi sa che ci saranno casini. Buongiorno. In teoria sì, lo dovrei avere. Dai un set di cucito a lui. In teoria lo dovrei avere. Vabbè, intanto apriamo qua. Che cosa è successo qui? Ciao. Cioè, raga, non per dire, ma è uguale a me. Uguale ad Arthur, vabbè, parliamo. Ovvio che sono un fantasma. Sono uguale a te. Kill several innocent people for a flash. Do you know any innocent people? I don't either. Bravo, bravo. Quindi lui vuole
Allora, aiuta i modelli. Dai, Robin Goggio un set da cucito. Tira su Yugo. In teoria gli posso dare il flash perché ce l'ho. Ah, il flash è quello che fa correre veloce. Per fortuna non me li sono fatti tutti. Ok, adesso andiamo a dare il set da cucito al tizio. O a lei. No, lei è un'altra modella, no. Vero? Stage bright. The last time I tripped on the catwalk, David locked me in a fucking closet for 3 days. Madonna! Come hai fatto a sopravvivere senza cibo né acqua? Ok, lei vuole il whisky, quindi to il whisky, che l'ho pure, e in teoria adesso dovrei. Can you believe he made me tape up my tits? Like that girl who played Dorothy in that old movie about the shoes. Ok, guarda, non voglio saperne niente, beviti sto whisky e lasciami perdere. Ah, ok, ok. Grazie, grazie, in questo caso lo accetto benissimo il consiglio. Un bouquet, devo lanciare un bouquet, ok. E adesso andiamo da sto set da cucito al tizio. In teoria è qui. Posso darti il set da cucito? Forse non ne ho uno? Mi vuoi dire questo? Ma sì che ce l'ho, guarda qui. Bro, il set da cucito, cioè, vabbè. Ok, ho dovuto uscire l'arma per farlo, per convincerlo a dargli il set da cucito. Ok. Ok, grazie. Tutti i consigli saranno utili, quindi una mossa bang bang, uno sguardo come ti sto osservando e devo lanciare un bouquet. Ok, lo spettacolo deve continuare. Vai al piano di sopra. Aspetta un attimo, già qui c'è la passerella. Ok, no. Ma è notte fonda e c'è la pioggia che sta entrando nell'edificio, com'è possibile? Ok. Vado. Fammi camminare però, leva la cutscene, per favore. Certamente, come minimo finirò a combattere con tutti gli spettatori. Ok, mettiti in gingheri. Come dovrei mettermi in gingheri? Devo mettere il vestito a modo? Non lo so. Ah, qui dentro, forse mi cambia in automatico, non lo so. Bang bang. Esatto, bang bang. Poi qui. Madonna, troppo forti a Arthur. Ti osservo. Questo qui non è un ti osservo, però vabbè. E adesso l'ultimo, lanciamo il bouquet. Che non so dove io abbia trovato, però tenetevi il bouquet. Che è successo? Raccogli la tua ricompensa. Dai, dammi la mia ricompensa. Grazie, grazie. Sort of live on the other side of town. Would it be too much trouble? I suppose you did do me a favor. Here's the keys to the pad. No throwing parties in there. Ma era invisibile. Vabbè, il gioco è un po' così per ora, dato che vedo la pioggia entrare qui dentro, però vabbè. In teoria devo scendere giù e dovrei poter andare al portello che mi porterà i binari. Bene. In teoria deve essere per di qua. Qui prima c'era la tizia che abbiamo dato il whisky. Ok, è stato più facile del previsto. Ah, ecco qui, non me lo immaginavo così. E c'è anche altri progetti, buono, molto utili. Quindi apriamo qui, posso attivare questo e me ne vado. Bene, così potrò aspettare fino alla fine del coprifuoco. Ovviamente non prenderemo il portello perché non dobbiamo viaggiare. Comunque aspettiamo fino alle 6, vabbè 6:59 va comunque bene. E riprendiamo ad andare in giro, vediamo se riusciamo a continuare con la storia. Abbiamo avuto una buona fortuna che qui non fosse arrivato il modello del tizio. E credo anche che adesso posso uscire. Però ci sono i medici anche qui. Anche questo qui è un bel problema, però basterà semplicemente evitarli, come al solito. Quindi, come al solito. Ah, è zio Jack!
Ok, guarda, io evito la direttrice tutto quanto e vado. Avevo sentito Good Morning, l'ha detto nella stessa tonalità in cui lo dice nella canzone un po' vecchiotta, Good Morning. Ok, vabbè, oltre ad aneddoti vari, tizio, fammi passare. Non può... Ah, forse non da qui, per di qua. Scusi, non ho capito. Ah, questo edificio qui, ok. C'è la roba per la gioia, dimmi che c'ho ancora la roba che mi ha dato Sally. Ma ho 20 punti abilità! Da quando? Allora facciamo subito questo qui, che volevo fare altre volte, che mi rimuove gli effetti negativi di fame, sete e stanchezza. Divento OP in pratica. E poi perché no, facciamo questo qui, che se paro al momento giusto mi permette di menare meglio i miei nemici. Ok. Quindi, oltre ai potenziamenti, stavo dicendo riguardo alla droga che mi ha dato Sally. Ecco qui, il raggio di sole. In teoria dovrei poter passare qui senza problemi. Infatti, e adesso apri le serrande. Che cosa sta succedendo qui dentro? Ah, questa qui è un luogo dove ci stanno gli sforna piedi piatti. E tizio, che sta succedendo? Per entrare qui mi sa che devo arrivare da quella parte, quindi dovrei fare un giro più lungo. Magari riesco a trovare una via da prendere. Vediamo, vediamo, proviamo a salire. Ah, di qui, semplice. Però ci sono... ok, quindi non posso passare per di qua. Mi vuoi dire questo, dato che è pieno di agenti? Allora, finché non diventano aggressivi, io provo ad andare. Tanto questi due già se ne sono andati. Quello lì, vabbè, sta rimanendo lì. Ah, ma vero? Scorri la scheda. No, non ce l'ho. Credevo di avere una scheda da piedi piatti, però non ce l'ho, quindi dovremmo utilizzare questo e hackeriamo per bene. Dai, entriamo, non facciamoci vedere e alziamo le serrande. Anche è finito l'effetto della droga di Sally, quindi ce la dovremmo rifare. Hai proprio ragione. Come? Non ho distrutto il tutto? Peccato. Allora, quindi disattiva le pompe di motilene. Quindi devo tornare indietro da quella parte. Quindi esattamente dove? Per di qua? Però qui è chiuso? Eh sì, come ci arrivo da quella parte, mo? Ah, tra l'altro, qui c'è la roba per la sicurezza generale. Neutralizziamolo. In teoria non ci dovrebbe vedere nessuno. Ebbene, così siamo proprio a posto al 2000%. L'unico problema è che devo andare per di là. Non so come, però. Allora, qui non è successo assolutamente niente mentre voi non eravate qui, ok? Assolutamente niente, niente, niente. Allora, ho disattivato questo e qui non c'è comunque niente. Dove devo passare per andare per di là? Aspetta, effettivamente lì abbiamo aperto le serrande. Queste porte non hanno più le serrande. E si aprono! Anche da questo lato! Sono un genio del male. Oh shit, questa qui è un'area di violazione di domicilio. Questo qui potrebbe essere un problema. Meno male che ci sono dei fiori nei quali mi posso nascondere. E mi ha visto, Dio santo, non dare l'allarme per favore, che tanto ti ammazzo subito io. Oh, è morto per il fuoco, ma dai, poverino. Ok, vediamo però di non farci vedere da chiunque ci sia qui intorno, ok? Scheda d'accesso, manutenzione, motilene. Ma io avevo aperto questa porta random e a quanto pare ho trovato una qualcosa che mi potrà essere abbastanza utile. Vabbè, buono così. In teoria adesso le pompe di motilene sono per di là. Questa qui si apre? No, però in teoria forse posso scorrere la scheda che ho trovato adesso. Ok, benissimo. Cosa? Quelle sforne a piedi piatti sembrano essere bene. Quali? Forse le possiamo far non funzionare più, non ho capito. Per di qua, scusi? Oddio, questo? Tu non hai visto niente, ok? Allora, è questo qui? Premi leva, spegni. Ah! Credo di aver spento la roba per i piedi piatti, come mi ha detto Arthur. Ok, voi tutti morti. Anche questo, dai. Ah no, queste qui sono le pompe. E la roba per i piedi piatti? Vabbè, credo di poter uscire. Oddio, qua c'era roba...
secondaria, però mi prendo tutto. Arthur mi aveva detto una roba sugli sfornapiedi piatti, ma non so dove siano. Praticamente sono entrato qui, ha detto qualcosa, ma non ho capito che cosa intendesse. Ah, questo! Interfaccia cabina di polizia, questo, ok. E praticamente che cosa succede facendo questo? Ha disattivato questo, benissimo. Quindi sappiamo anche come disattivare la roba dei piedi piatti. E non ho capito, questa porta si dovrebbe... Ah, ecco dov'era il pulsante, non l'avevo visto. E sono nella nuova zona della mappa, quindi in teoria adesso posso andare alla torre radio. Lei è speciale, raga. I'm afraid we actually can't. Our quarantine control grid needs è vero che prima hanno detto per la pestilenza c'è una quarantena. A meno che anche questa qui non è finta. Dimmi di più, tizia. Come minimo adesso se la porta via di cattiveria. Ok, no, stanno andando belli tranquilli. Vabbè. Entra nel dipartimento di scienza e ricerca industriale, scusate. Quindi praticamente il gioco mi dice che devo entrare in sto luogo per trovare un frammi statico per aprire il blocco di quarantena. E quindi è per di qua, giusto? Ok, quindi troviamo questo frammi statico. Allora, il gioco mi indica qui sotto, però qua non posso... per niente aprire, forse c'è tipo una strada sotterranea, qualcosa del genere. Tra l'altro in questo logo ci sono anche i fiori di Ghilea. Sta cosa qui è molto buona perché così potrò craftarmi le cure, dato che da un bel po' che non vado nel Garden District. Tra l'altro, mentre andiamo, io farei un altro potenziamento. Dato che possiamo, a sto punto facciamo anche questo qui. Forza sovrumana, infliggi più danni colpendo gli abitanti. Credo anche i poliziotti, e sarà molto utile per fargli del male cane. Allora, quindi, la porta che avevo appena visto non si apriva. Cioè, questa. Io devo scendere lì sotto. Qui c'è una scala enorme. Boh, io provo a sto punto a salire. Magari qui sopra... trovo un ascensore che mi fa scendere. Sarebbe bello. C'è niente qui? Telefono. Fai suonare musica e fai chiamate telefoniche. Non è quello che serve il telefono. Vabbè che hanno ristrutturato le cabine telefoniche per la gioia, però... dettagli a parte. Lo dici, questo lo scrive. Cioè, tu... vabbè, lasciamo perdere, qua sono tutti drogati, ci sono anche i giubilatori, posso scendere, sembra che non ci sia nessuno a darmi fastidio, eh? Caricamento. Madonna, è entrato proprio così di cattiveria. Nell'ufficio, cioè da quella parte, posso fare il giro lungo senza buttarmi in mezzo alle guardie, vero? Spero veramente di sì. Ok, evitiamo di farci vedere e proviamo ad andare dall'ufficio. Devo trovare l'attrezzo per finire la quarantena. Allora, l'ufficio dovrebbe essere proprio qui. Posso entrare così, easy peasy? Locked, of course. Can't have the staff running in and out asking questions, can we? Ah, il dottor Verloc è venuto qui quando è scappato. Trovo un altro modo per entrare. Ok, forse so il nuovo modo per entrare, dato che qui avevo visto una console dei comandi. Esatto, ma un attimo, cos'è tutta sta roba? Sono alquanto confuso. Ok, tipo così. Ma cosa stiamo facendo, Arthur, per favore? Però il problema è che qui, appena loro mi vedono, mi vogliono morto. Quindi mi sa che facciamo una roba, raga. Questo puzzle lo faremo nel prossimo episodio, però non lascerò in parte un bel combattimento, ok? Adesso li ammazziamo tutti, così nel prossimo episodio potremmo fare tutto senza problemi, ok?
Tra l'altro combattono con delle asce. Utilizzano le mie armi, le armi da boscaiolo, da Lumber. Ovviamente dobbiamo sempre curarci per evitare di morire proprio male male. Miriamo sempre alla testa, che ovviamente è il punto debole di ogni essere umano, e dovremmo riuscire a sconfiggerli tutti. Qualcun altro? Dai, non avrò mica paura di gente come voi. L'unico problema in realtà sarebbero i poliziotti, ma non credo che possano arrivare qui. Le asce sono un'arma lenta, vero? Però molto efficace se colpiscono. Devo cercare di farmi colpire il minor numero di volte possibile. Ok, quello lì era il mio ultimo balsamo. Ma in realtà ne crafto qualcun altro. No, non posso craftarlo, sono in combattimento. Ok, quindi in caso dovremmo utilizzare il balsamo medicamentoso. No, via da me. Via, via, non ti avvicinare. State tranquilli che non lascerò vivo nemmeno uno di voi. Qualcun altro? Qualcun altro, Tu per caso? So che non eri aggrato e non mi volevi far del male, però io sì. Non so quanti ce ne siano, credo altri 5, 6. Dai. Questo combattimento finale mi porterà alla libera. Cioè, questa zona sarà bella che libera. Potrò fare tutto quello che vorrò. Dai, forse tu sei l'ultimo. Mori. È morto. No, c'è ancora gente. Dai, sei l'ultimo, vero? Vieni qui, non ti lascerò in vita per niente. Ah, che soddisfazione. Ma sapete una cosa? Mi sa che effettivamente non continueremo nel prossimo episodio. Abbiamo ancora tempo. Quindi proviamo a esaminare questi macchinari. Ok, ah, ma c'è un altro tizio. Dopo lo ucciderò. E questo invece? Arthur, come stai facendo a capirlo? Scusa. No. Trovare tutto quanto sarà difficilissimo. Poi c'è anche questo qui, sembra un piccolo giubilatore. Ok, quindi questo qui ha a che fare col motilene. E poi c'è anche quell'altro macchinario. Ma il tizio mi sta vedendo. Sei l'unico rimasto qui in giro. Non è l'unico rimasto qui in giro. E niente, ancora un po' di combattimenti, ragazzi, prima della fine dell'episodio, vero? Dai. E adesso controlliamo anche questo. An electrowave stimulator. What does it do? I suppose it stimulates electrowaves. Beh. That doesn't sound right. Seems to be missing a battery. These machines don't seem to be. Ah, quanta roba dovrò trovare. È tutta in giro, vero? Tipo, se entro qui dentro già ci sarà qualcosa. Non lo so dove la trovo la roba. Allora, iniziamo da qui. Per esempio, questo qui sembra che ha a che fare con. Ah, è un lanciafiamme. La Madonna. Ok, questo qui quindi lo abbiamo. Andiamo a controllare anche nell'altra stanza. Ma c'è ancora un tot di gente che non sapevo che fosse qui in giro. Via, basta. Non mi rompa. Esatto, Arthur, diglielo. E qui che cosa c'è? Batteria a onda elettrica, ok. È una cella energetica con dei pezzi di metallo, ma vabbè. E forse qui dentro c'è anche qualcos'altro. Vediamo. Buongiorno, sembrano tipo delle docce. Zitto. Che c'è qui? Ma che ci fa una monopola qui dentro? Vabbè, a quanto pare gli piaceva infilarsela nel capranzi. E nel bagno non c'è più niente. Iniziamo ad installare ste robe nei vari macchinari. Uno e due. Aspetta, qui dove l'ha messa? Per di qua, ok. E tre. Ok, quindi ritorniamo su e utilizziamo la console. Non so come possa funzionare, però il tutto, vabbè. Clicchi tu, Arthur, devo fare qualcosa io. No. No. Allinea le macchine per aprire una nuova porta. Ah, le devo allineare tutte in fila? Ok. Ah, e da qui si seleziona quale macchina vuoi. Ne posso selezionare soltanto tre, però. No, un attimo, sono confuso. Ah, questo qui gira il cannone, ok. Stiamo girando il cannone per ora. E ok, se le devo allineare, le dobbiamo allineare verso quella direzione. E adesso però volevo, ecco, selezionare questo, che Arthur mi ha detto che è inutile, se non sbaglio, a meno che io non sia stupido e ho capito male. E poi mi sa che dobbiamo portare quello giallo lì o lì davanti, quindi un po' complicata la situazione. Ok, quindi aspetta. Provo a mettere l'arancione lì. Se faccio questo, che cosa succede?
Oh, oh. Ok, sembra funzionante. Ok, quindi effettivamente il rosa era veramente inutile. Quindi se adesso faccio così, in teoria dovrebbe funzionare tutto. Proviamo. 1, 2, 3 e... Ush, big explosion. E adesso come entro lì dentro? Posso... Prendi il frammistatico. Ok, devo prendere il frammistatico per finire la chiusura del tutto. Però qui è ancora chiuso. Come devo entrare? Cioè, scusami, posso arrampicarmi? Aia, non dovevo cadere così. Forse da qui? Dai che c'è palesemente una strada. Mi sa che devo proprio entrare da qui. Quindi dai, Arthur. Buongiorno, dottor Verloc, come va? Non è il dottor Verloc, vero? Credevo che ci fosse il dottor Verloc qui. Mannaggia. Buongiorno, Richard Arkwright, ok? Già. Don't be silly. Do you know how long I've been asking them to fix the hot flash? I can't even remember. Oh, ah, quindi ho sistemato il tutto? Oh, for heaven's sake. They said they had to wait for a part. Look, without help or even a manual, you fixed three machines and triggered... Sono molto bravo, lo so. Yes. Well, sorry about that. I need a chap who can figure things out. Beh, veramente vorrei scappare, tizio. I'm afraid I'm sort of trying to get out of town. Why? This is the best of all possible worlds. Nothing gets done, but everyone's happy. Diciamo che non mi piace tanto sta felicità forzata, eh. Sono qui per quello, tizio. They've been pestering me for one. Tell you what, I'll give you one, and when you're done with it, give it to them from me. Ok. Ok, dai, lo portiamo quindi sta roba ai tizi. Ok, grazie, è davvero molto gentile in realtà, quindi posso prendere qualsiasi cosa da qui. Adesso possiamo anche aprire, così magari se mai dovessimo tornare qui potremmo far qualcosa. È un pulsante, come faccio a non non toccarlo? Ok, non fa niente, però lo dovevo toccare. Quindi se adesso possiamo uscire, giusto? Dai, è che anche questa parte qui è finita. Dobbiamo andare nell'istituto sanitario per dare il frammistatico, però mi sa che effettivamente adesso ci sarà la fine dell'episodio. Quindi ragazzi, io... Aspetta un attimo, dove sono? Qua no, questa qui non è un'uscita, ok? Oh, oh! Oddio, credevo di poter uscire, invece il gioco... Eh? Gioco, ma cosa mi stai dando? Gioco? Gioco? Cosa mi stai dando? Gioco? Sbaglio, mi ha dato un'arma. Porca vacca. Omino del sonno, un'arma davvero distruttiva, scioccante e stordente. Una delle migliori che puoi creare, in effetti. Infligge danni imponenti, è pesante, è molto resistente, può causare sanguinamento e stordimento. Bellissima! Meno male che non ho finito l'episodio, non c'è più niente qui, vero? No, ma mamma mia, che bello! Che bello, non lo posso craftare io, vero? No, non ce l'ho come arma bella. Sarà tipo l'arma finale del gioco, bellissima! Peccato che questa qui si distrugge pian piano, a differenza dell'ombrello. Comunque ragazzi, mi sa che con questa arma fighissima ci possiamo salutare. Quindi io spero che il video vi sia piaciuto, mettete like, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!